salvo l'attesa degli ultimi ingressi, i colleghi della scuola superiore mi hanno invitato a ricordarvi la compilazione delle schede valutative, che sono, come sapete, per loro uno strumento di lavoro per la progettazione e la verifica dei corsi, per cui insieme alla consegna dei documenti siete pregati anche di collaborare ulteriormente a questa modalità di partecipazione. Ecco, nella scelta antologica dei settori, perché tali sono oggi oggetto del seminario, sono state selezionate delle esperienze, quattro esperienze, due molto specialistiche, due con un'ulteriore individuazione all'interno del loro campo, per la loro problematicità nell'incrocio tra norme e giurisdizione, quindi all'insegna del doppio binario o della partnership, se preferite, che individua la matrice organizzativa prima ancora che culturale di questo corso. In realtà si è scoperta una straordinaria dimensione di diffusione, proprio di latitudine territoriale di questa esperienza. Perché? Perché il diritto, o a sberleffo o a autonomia concettuale rispetto all'economia, individua attraverso altri criteri di collegamento il radicamento degli stessi problemi. Pensate alla sede, che fa scattare la necessaria competenza di tipo professionale, oltre che di tipo giurisdizionale, rispetto a settori che magari molto specialistici sono trascurati perché oggetto di studi di nicchia, e in realtà possono precipitare con dati di contenzioso e quindi di necessario approccio nei tribunali amministrativi o ordinari più disparati. Così sarà, lo vedremo, con le concessioni e cave da un lato e con l'esperienza delle frequenze radio TV dall'altro. Più generaliste sono le esperienze di cui parleranno il dottor Veltri e il dottor Monteferrante, ed è proprio a loro due che viene oggi un po' affidata la possibilità di guidare il dibattito da una parte generale, ecco, così li individuate bene, e questo è il compito di un relatore, quindi è il relatore di ieri che sta ringraziando noi, non so, sta finendo il suo sacrificio, molto apprezzato anche attraverso questa simpatica forma di aiuto. Grazie Antonio Pezzano. Dicevo, la migrazione, il trascorrere dalla prima parte più generale alla seconda sarà permesso da alcuni passaggi di carattere metodologico abbastanza evidenti, il primo dei quali, affidato con il metodo di ieri, un po' più lento per il numero delle questioni inferiori da un punto di vista quantitativo, al medesimo schema di intervista condotto in sede di coordinamento con i nostri quattro relatori, che sono già presentati dal programma e che hanno già ringraziato tramite me ritualmente per l'invito, la partecipazione, l'onore, l'impegno, e quindi con essi andiamo a cominciare, in particolare con il dottor Giulio Veltri, che ci inquadrerà brevemente, ed è un avverbio usato a proposito, qual è il regime di circolazione dei titoli autorizzatori e concessori. Noi oggi ci occuperemo di questo, di come funziona il rapporto amministrativo diverso dall'appalto, diverso dall'affidamento di gara, laddove abbia avuto per effetto e per in parte origine la produzione di un titolo che consente un'attività economica in capo ad un soggetto che poi, entrando in procedura concorsuale, vive in termini di criticità giuridica la permanenza degli effetti di quel determinato titolo. Ovviamente ci interessa dunque il fenomeno circolatorio dei titoli autorizzatori e concessori, vedere cioè come funziona in generale. Sì, io mi occuperò prevalentemente di questo, poi in relazione alle parti squisitamente civilistiche lascio ad altri. In realtà i titoli autorizzatori nel nostro ordinamento, sia che siano a regime discrezionale o vincolato, costituiscono provvedimenti esercizio di un potere amministrativo, su questo non v'è dubbio, e deteso alla rimozione di un vincolo che l'ordinamento pone
in relazione ad attività che potenzialmente potrebbero interferire con gli interessi pubblici dei quali è portatrice l'amministrazione abilitata al rilascio del titolo, secondo lo schema proprio dell'interesse legittimo. E la stessa definizione in realtà è contenuta anche nell'ordinamento comunitario, quindi dal punto di vista, diciamo, dello schema autorizzativo degli interessi pretensivi che sono gestiti attraverso questo schema, le norme corrispondono, come dire, si somigliano sia sul versante interno che sul versante comunitario. In particolare la direttiva servizi, la direttiva 2006/823, definisce il regime di autorizzazione come qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o esplicita o implicita relativa all'accesso ad un'attività o un suo esercizio. È una definizione più drammatica sicuramente, ma corrisponde alla nostra definizione di autorizzazione. Il diritto comunitario non conosce la figura dell'interesse legittimo, come è noto, però almeno nell'ambito degli interessi legittimi pretensivi lo schema autorizzatorio è disciplinato nel medesimo modo e anche dal punto di vista della tutela. Diciamo, se questo è lo schema, se questa è la definizione del titolo autorizzatorio sulla quale ovviamente non indugio oltre, bisogna capire se le posizioni giuridiche che come dire, hanno alla base un bene della vita secondo l'insegnamento di Nigro e che sono tutelate a mezzo di interesse legittimo siano o meno circolabili. Questa è la domanda che ci poniamo in questa prima fase. E ovviamente, salvo le espresse previsioni di legge, l'interesse legittimo, sebbene possa ricostruirsi come posizione di vantaggi in ordine a un bene della vita, tuttavia non è disponibile dal privato come se fosse un bene della vita di sua pertinenza. Questo perché il titolo autorizzativo costituisce una regola pubblica dettata per il caso di specie che genera un rapporto amministrativo la cui modificazione non può che passare attraverso il vaglio dell'autorità amministrativa che ovviamente ne verifica i presupposti. Questo è lo schema di fondo delle autorizzazioni e della circolazione dei beni ad essi sottesi. Ed in effetti questo è lo schema seguito dal legislatore in numerosi casi. Ad esempio, solo per farne alcuni, la legge 2192 in materia di tassisti e conducenti, noleggio con conducente. Qui la licenza, le autorizzazioni sono trasferite su richiesta del titolare a persone dallo stesso designato in possesso dei requisiti prescritti. E, per non parlare delle licenze commerciali oggetto un tempo di contingentamento, ora ormai è espunto dall'ordinamento. Quindi lo schema in questi casi è quello della trasferibilità, salvo ovviamente vaglio da parte dell'autorità amministrativa che verifica il possesso dei requisiti. Vi sono casi espressamente previsti dalla legge in cui l'autorizzazione non ha oggetto i profili soggettivi del richiedente, ma i profili oggettivi del bene che il richiedente possiede. E in questo caso, una volta che l'autorizzazione è stata rilasciata, la circolazione del bene trascina con sé anche il titolo autorizzativo. L'esempio è senz'altro quello delle facoltà edificatorie riconosciute dal permesso di costruire. Questo è veramente un esempio che brilla per chiarezza. Il permesso di costruire, dice l'articolo 11 del testo unico edilizia, è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia diritto a richiederlo, è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. In questo caso si parla di mera voltura del titolo, con la circolazione del bene circola anche il titolo. All'opposto invece, quando i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione siano squisitamente soggettivi, e penso al rilascio del porto d'armi o ai titoli abilitativi rilasciati previa prova di idoneità o valutazione di affidabilità o di moralità, in questo caso il problema del subentro non si pone affatto, nel senso che si può parlare di assoluta intrasferibilità. Ai titoli autorizzativi, e vengo più nello specifico al punto oggetto di questo incontro, ai titoli autorizzativi spesso o comunque in alcuni casi accede una convenzione. È il caso delle concessioni, dei titoli concessioni relativi a beni del demanio o a servizi pubblici. Secondo la dottrina e la giurisprudenza tradizionali, le concessioni sono in realtà provvedimenti amministrativi con i quali si trasla un potere, è il caso
una posizione di potere, che è il caso dei beni demaniali, o si costituisce per la prima volta, è il caso del servizio pubblico, in capo al concessionario potere, facoltà, obblighi che hanno quali destinatari la generalità degli utenti. Quindi anziché essere l'amministrazione a esercitarlo, lo trasla in capo ad un privato che fa un uso ovviamente compatibile con la destinazione del bene. La disciplina poi delle reciproche obbligazioni delle parti è disciplinata da una convenzione, la cosiddetta convenzione accessiva al provvedimento. E questo schema rientra, secondo la dottrina tradizionale, la giurisprudenza prevalente, nello schema dell'accordo di cui è articolo 11 della 104-90. Io su questo ho qualche dubbio, magari lo esplicitiamo e lo approfondiamo nel prosieguo, però questa è la disciplina che si trova ricostruita nelle sentenze della giustizia, della giudice amministrativo. Tengo a chiarire già da adesso che i punti di contatto delle concessioni con i contratti pubblici, quelli disciplinati dal codice appalti, vi sono, sebbene lì il provvedimento iniziale, cioè il provvedimento di aggiudicazione, non è un provvedimento esercizio di un potere pubblico, ma è un provvedimento esercizio di un'attività tesa a garantire trasparenza, competizione, quindi un'attività neutra dal punto di vista della costruzione in termini pubblicistici. Ovviamente però in quel caso si è già chiarito che questo provvedimento non può, la sorte di questo provvedimento iniziale, costituisce comunque il pizzo del rapporto contrattuale, non può comunque incidere sul rapporto stesso. La Cassazione e il Consiglio di Stato su questo sono stati abbastanza chiari. Una volta che il contratto è stipulato, il provvedimento iniziale non può più essere toccato. Ma premesso questi punti di contatto, che poi svolgeremo più approfonditamente nel prosieguo, bisogna chiedersi, queste concessioni e i rapporti accessivi alla concessione sono trasferibili o no? E questa è una questione che sta diventando negli ultimi anni sempre più complessa da dipanare, è una domanda quindi non facile da dare, una risposta non facile da dare alla domanda, quantomeno in termini netti. Diciamo che dall'esame della normativa nazionale sembrerebbe vincersi un principio di trasferibilità a salvo gradimento. È il caso del subentro per le concessioni demaniali, che è possibile ma subordinato al gradimento dell'amministrazione, o nelle concessioni minerarie, delle quali ci parlerà il collega a breve. In questi casi è possibile un subentro e quindi la circolazione del titolo con esso. Il subentro nel titolo ovviamente determina anche un subentro nella convenzione accessiva al provvedimento. In questo quadro ordinamentale però si innestano le direttive europee, e in particolare la direttiva concessioni, che è la 23 del 2014, e la direttiva servizi, che è quella che abbiamo già citato, del 2006. La prima muta radicalmente l'approccio al tema delle concessioni, del resto proseguendo il lavoro già fatto con le direttive del 2004. E sostanzialmente ci dice che la concessione non è un provvedimento, la concessione è un contratto. È un contratto a titolo oneroso mediante il quale un'amministrazione affida l'esecuzione dei lavori, la prestazione e gestione dei servizi ad un operatore economico verso un corrispettivo che consiste nel diritto di gestire l'opera e ricavarne quindi un importo, o in tale diritto accompagnato anche da un prezzo. Quindi la differenza rispetto all'appalto starebbe non già nella natura, come dire, giuridica dell'azione provvedimentale o negoziale, ma starebbe nel rischio che grava sul concessionario, che si vede remunerato non dall'amministrazione ma dal rapporto, dagli incassi che derivano dalla gestione del servizio. E questo rischio contribuisce a individuare il contratto come un contratto di partnership pubblico-privato, ma non lo differenzia dai contratti di appalto quanto la natura giuridica. Anche la direttiva 123-2006, chiedo scusa, pur non parlando di contratti, sembra parlare di concessioni demaniali, e non prendendo posizioni ovviamente, perché quella non era la sede in ordine alla natura giuridica, dice tuttavia che le autorizzazioni, ove siano tese a autorizzare attività dalle quali possa conseguire un lucro, una qualche utilità, un qualche vantaggio, debbono
essere rilasciate con un criterio di trasparenza, rotazione. In sostanza si deve far gara anche lì, esattamente come prevede il codice dei contratti nel caso di concessioni contratto. E quindi il principio di competizione, di trasparenza, irrompe nell'ordinamento, sia in materia di concessioni contratto, sia in materia di provvedimenti concessori che hanno per oggetto beni demaniali. Ecco, allora in questo caso la domanda, come dire, diventa più difficile da svolgere. Perché? Perché quando l'ordinamento prevede una gara, una competizione, è chiaro che questa competizione inibisce in radice la possibilità di cedere il contratto che all'esito della competizione viene stipulato. E perché il miglior offerente viene selezionato in base a una procedura, ha occasione di vantaggio perché è legittimato dall'aver vinto questa procedura. Se questo contratto in qualche modo viene ceduto a terzi, questi terzi si avvantaggiano dell'utilità concessa dall'amministrazione attraverso il contratto senza aver fatto una gara, senza essere passati attraverso la gara. E questo è un principio di fondo dell'ordinamento, un principio che è pienamente recepito dal codice dei contratti e che però stenta ancora ad arrivare, a giungere, ad essere applicato nell'ambito delle concessioni. E secondo me non c'è modo, spazio per resistere all'applicazione di questo principio. Tra l'altro, in materia di concessioni demaniali sappiamo che la questione pende dinanzi alla Corte di Giustizia, sappiamo anche quali sono le conclusioni dell'Avvocato Generale, nel senso che anche ove si tratti di concessione di spiaggia, cioè di un bene demaniale non produttivo, ma semplicemente un utilizzo compatibile con la destinazione del bene, anche in quel caso occorre fare la gara. E se occorre fare la gara non si può cedere la convenzione accessiva al provvedimento concessorio, perché si violerebbero i principi di concorrenza, di pari trattamento, di trasparenza. Ovviamente sono spunti che approfondiremo nel prosieguo, perché anche il diritto di subingresso previsto dal codice della navigazione, a mio avviso, comincia a vacillare alla luce di questa ricostruzione. Quindi abbiamo capito, ed era questo il senso dell'introduzione di Giulio Veltri, abbiamo capito che le imprese, parlo dal punto di vista dei concorsualisti o dei colleghi, insomma, della giustizia ordinaria qui presenti, le imprese che esercitano particolari attività e la cui sopravvivenza, oltre che il cui valore di trasferimento, comunque il cui apprezzamento nel mercato, è determinata dalla persistenza di un particolare rapporto con la pubblica amministrazione, esprimono un dato di criticità nel momento stesso in cui sono entrate nell'ambito della procedura concorsuale, che di per sé comunque realizza una vicenda destinata comunque ad una parabola di tipo circolatorio, nel senso che un'impresa concorsuale sia concordante, l'abbiamo visto ieri, quindi concordato preventivo con continuità, sia concordato con liquidatorio o una procedura che va in liquidazione, più tradizionalmente un fallimento, è destinata a una mutazione di carattere soggettivo o anche a una redistribuzione dei rapporti generali con il ceto creditorio. Quello che entra in crisi è il titolo in relazione al quale quell'attività era stata esercitata fino a questo momento. E quindi poniamoci adesso il problema, mediante una prima ricognizione sommaria, su come gli effetti della dichiarazione di insolvenza reagiscono sul titolo concessorio, quindi qual è l'impatto operativo sulle procedure concorsuali. Vedrete che ognuno dei tre, in questo caso relatori, individuerà, anticipandoli, degli schemi di funzionamento dei settori di cui poi si parlerà in maniera più specifica, tenendo conto di questa importantissima premessa ben realizzata dal dottor Veltri. Comincerei con Francia, che si occupa di due settori che già sono distinti secondo lo schema classico, concessione uno e autorizzazione l'altro, rispettivamente miniere e cave. Sì, dunque, visto che qui dobbiamo dare un cenno iniziale, che è con
capacità evocative di quello che diremo poi più avanti, sarà bene chiarirsi subito cosa sono le cave, cosa sono le miniere, che non è poi così scontato, insomma, non credo che tutti lo sappiamo. Contrariamente a quello che si pensa, non è che le miniere sono quelle che vanno in profondità e le cave sono quelle in cui si fanno gli sbancamenti in superficie, non è assolutamente detto. Una cava può anche andare a scavare in sotterraneo, normalmente in superficie, ma può andare a scavare in sotterraneo quando è magari esaurito il giacimento in superficie, ma può anche darsi, quanto riguarda le miniere, non è detto che una miniera sia necessariamente, come noi ce la immaginiamo, dei cunicoli in profondità. La miniera può anche essere in superficie. La distinzione è di ordine giuridico ed è sostanzialmente collegata alla qualità, al pregio dei materiali estratti. Le miniere sono quelle che hanno da cui si estraggono minerali più importanti, più preziosi. Le cave tendenzialmente i materiali per l'edilizia, quindi tutto ciò che riguarda le strade, le costruzioni. E conseguentemente ecco perché da questa distinzione concettuale consegue una distinzione poi anche giuridica sul versante del titolo abilitativo. Perché? Perché mentre le cave che contengono minerali più preziosi, più strategici, possono essere possono essere coltivate, lavorate in virtù di un titolo concessorio, quindi è una concessione, e le cave invece presuppongono una semplice autorizzazione. 1. 2. Mentre le miniere insistono per definizione su beni che sono i beni pubblici indisponibili, quindi stiamo parlando di beni pubblici indisponibili, stretti parenti, quasi gemelli dei beni demaniali sostanzialmente, con le stesse caratteristiche più o meno di pressoché in totale incommerciabilità, impignorabilità. Non è che posso vendere un bene demaniale esattamente come non è che posso trasferire o vendere una miniera, è un bene dello Stato indisponibile. Viceversa, le cave sono sostanzialmente, insistono su beni di privati, possono essere, questo sì, avocate, possono essere espropriate se il privato omette di esercitare l'attività estrattiva. Questo perché evidentemente sono beni privati ma di interesse pubblico. Sono beni di interesse pubblico perché comunque, piaccia o non piaccia, contengono dei beni, delle sostanze che possono avere, hanno una rilevanza e un interesse, ed ecco perché debbono essere appunto messe in attività, altrimenti verrebbero attratte al patrimonio indisponibile dello Stato per effetto dell'espropriazione, ed ecco perché quando vengono messe in esercizio possono essere messe in esercizio con un titolo comunque autorizzatore. Non è che posso alzarmi il mattino e cominciare a effettuare l'attività estrattiva dalla cava. E quindi questo è il primo concetto di fondo: concessione per le miniere, autorizzazione per le cave. Da ciò poi consegue un altro importante concetto. E cioè che è abbastanza intuibile, già in base anche alla premessa che ha fatto il dottor Veltri, che quando si parla di miniere, fatalmente si parla di un qualche cosa che viene dato in concessione. Le concessioni, cioè io in pratica non sto lavorando su un bene di mia proprietà. L'imprenditore minerario non sta lavorando su un bene che gli appartiene, di cui comunque può disporre, perché è un bene che, abbiamo detto, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. E questo è un elemento di riflessione importante, al pari del fatto che invece, per contro, l'imprenditore che esercita un'attività estrattiva su una cava, lavorando su un bene che comunque, piaccia o non piaccia, è di sua proprietà, gli appartiene,
evidentemente ha un rapporto, come dire, di forza sicuramente più marcato con la pubblica amministrazione nel momento in cui si verifica un evento, come dire, successorio, traslativo del bene. Evento traslativo che non può verificarsi, capite bene, per la miniera. E provo a fare un piccolo salto, non per fare un'invasione di campo su ciò di cui vi parlerà il dottor Monteferrante, ma semplicemente per chiarire meglio questi concetti, questi punti di riferimento sul discorso della concessione, cioè demaniale, perché anche lì il problema di rapporti di forza. Nella concessione demaniale, cioè, lì addirittura c'è un bene demaniale, quindi proprio siamo al top della indisponibilità, neanche un bene, pubblico indisponibile, addirittura un bene demaniale. Eppure lì l'esercente, la concessione, ha un rapporto, come dire, di forza diverso con la pubblica amministrazione, perché lì la concessione demaniale ad edificandum, non ce lo dimentichiamo, si chiama così perché costruisco delle opere sopra, che poi diventano sostanzialmente di mia proprietà, ve lo spiegherà meglio il dottor Monteferrante, ma pensiamo a un porto turistico, no? Io ho un bene demaniale che è nudo, esattamente come questo tavolo, e poi sopra, per definizione, altrimenti si chiama ad edificandum, ci costruisco, pensate, una struttura ricreativa, ricettiva, gli ormeggi, l'officina, la zona di riparazione o di rimessaggio delle barche, delle robe che costruisco io. Nella miniera io non costruisco assolutamente niente, anzi, se ci pensate, adesso io sono un po' rugginito con il latino, ma quella non è una concessione ad edificando, è una concessione ad estraendum, cioè porto via pezzi di montagna, non lascio niente di mio. Ed ecco perché quando poi mi presento alla pubblica amministrazione, io che sono, poniamo, il curatore fallimentare, l'amministrazione fallimentare di un'impresa mineraria, mi presento sostanzialmente nudo e col cappello in mano, cioè non c'ho niente e non ho edificato opere che mi possono appartenere, che mi possono dare un rapporto di forza, come invece può avere colui che ha un porto turistico, il quale dice: sì, ho capito, il bene è demaniale, però guarda che attenzione, perché qui le opere che stanno sopra sono mie, adesso la concessione, ma me la dai? Cioè, ho un rapporto di forza diverso, perché lì le opere costruite sopra il bene demaniale, nella concessione demaniale, fatto esempio del porto turistico, ad edificandum, è un rapporto di forza che è in qualche modo ribilanciato a favore dell'impresa, in questo caso stiamo parlando in procedura, controbilanciata dal fatto che io ho, come dire, il grimaldello, ho se volete il cavallo di Troia, ho il coltello in qualche modo dalla parte del manico, perché senza quelle opere che mi appartengono, poi questa concessione demaniale come la eserciti? Nella miniera non c'è assolutamente nulla, cioè, anzi, una situazione direi quasi speculare, cioè non, sono andato in profondità, ho portato via e non ho lasciato niente di mio, per cui non ho un punto di forza tale da potermi mettere nella condizione, al di là della debolezza, direi quasi della partita persa sotto il profilo della tenuta del titolo concessorio, non ho neanche elementi fattuali di forza che mi possono consentire di avanzare pretese su un trasferimento, su un subingresso nella concessione mineraria, perché non ho lasciato per definizione opere. Non è tanto un problema di diversità della legge mineraria rispetto al codice della navigazione sulle concessioni demaniali, è proprio un problema di ordine naturale delle cose, che invece riemerge nell'autorizzazione per ciò che riguarda l'attività della cava, dove invece io posso dire: oh, caspita, però in qualche modo il terreno è mio, e quindi ho di nuovo il coltello dalla parte del manico. E qui però non parliamo più di concessioni, ma parliamo di autorizzazioni. Ecco, il funzionamento che hai un po' anticipato rispetto a dopo, ma la procedura concorsale che arriva sull'imprenditore minerario, sull'imprenditore dell'attività estrattiva, concisamente. Se parliamo di fallimento,
In caso di anticipolo proprio sì, per solo per punti, schematicamente miniera, fallimento, decadenza dalla concessione. E questo per previsione normativa. Per previsione normativa collegata, esatto, che si desume dalla legge mineraria. Concordato, prosecuzione, attività, concordato con prosecuzione pura, esistono, a mio avviso, ampi margini per poter, con l'esercizio provvisorio, per poter, chiedo scusa, ho già saltato all'autorizzazione, stiamo ancora parlando dell'impresa mineraria, perché cioè, le ipotesi sono diverse, impresa mineraria, fallimento o concordato? Se c'è il fallimento, la concessione è andata. Se c'è il concordato, soltanto con un concordato con prosecuzione di attività è possibile tenere la concessione pagando i canoni, i concessori, i pregressi, cosa che nel concordato è assolutamente possibile. Io volevo capire se si desume o è proprio espressamente previsto dalla legge che al momento del fallimento si decada dalla concessione. Allora, non c'è una previsione espressa, non c'è scritto che in caso di fallimento non c'è scritto, ma c'è una disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge mineraria che non può che essere interpretata in questo senso, perché viene espresso chiaramente il concetto che la concessione ha un carattere assolutamente soggettivo ed è personalizzato. La concessione presuppone una capacità tecnica ed economica, sono queste le parole usate dalla legge mineraria e l'articolo 14, che non possono, che fungono, che sono il presupposto per il rilascio della concessione. Parlare di ipotizzare, immaginare che possa continuare a parlarsi di una permanenza di capacità tecnica ed economica in capo a un'impresa fallita, mi sembra una contraddizione in termini che non ammette ipotesi contrarie. Posso poi anche, più avanti, anche documentarvi un caso in cui... Sì, sì. Mentre per la cava? Mentre per l'attività di cava, sottoposta a un regime autorizzatorio, non ci sono assolutamente problemi in punto di diritto, sul fronte del mantenimento del titolo autorizzatorio per un'ipotesi di concordato con prosecuzione, un concordato quindi di risanamento puro, con mera prosecuzione. Ma attenzione, perché in punto di fatto penso che sia paradossalmente l'ipotesi meno praticabile, per una ragione collegata poi al venir meno a cascata delle polizze assicurative che verrebbero in caso che verrebbero molto probabilmente revocate, innescando un meccanismo a caduta, a cascata, diciamo, di decadenza, di rischio decadenza. Ma comunque questo è un aspetto puramente fattuale, ma tecnicamente il concordato con prosecuzione pura consente inequivocabilmente il mantenimento del titolo autorizzatorio. Viceversa, in caso di concordato liquidatorio, beh, per definizione io smetto, cesso l'attività estrattiva sulla cava, e abbiamo detto all'inizio che se il titolare dell'attività mineraria, se il proprietario del fondo omette di esercitare l'attività di cava, della cava, l'amministrazione può intimare la ripresa, ma altrimenti in difetto potrebbe avocare addirittura a sé il bene, e quindi è una parte, anche lì l'autorizzazione viene comunque persa in caso di concordato liquidatorio puro, cioè con cessazione dell'attività metto una catena al cancello e smetto, automaticamente lo perdo sostanzialmente. Vediamo come funziona un settore apparentemente diverso, più etereo anche concettualmente, con Marco Rossignoli, cioè il settore radiotelevisivo. Sì, è un settore, buongiorno, è un settore che, dove ci sono delle peculiarità molto marcate e quindi delle differenziazioni molto forti
rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso su altre tipologie di concessioni di altri titoli abilitativi in altri settori. Io cerco di essere molto schematico in questi primi interventi introduttivi per poi scendere più nel dettaglio nel prosieguo. Nel settore radiotelevisivo esistono, innanzitutto bisogna sapere che esistono diverse tipologie di titoli abilitativi. Questi titoli abilitativi riguardano essenzialmente le frequenze di trasmissione radiofoniche o televisive e riguardano i numeri del telecomando, cioè quelli che vengono utilizzati per individuare sul televisore il canale che si sta trasmettendo, quindi l'identificazione numerica. Questi titoli in alcuni casi sono a carattere concessorio. Quelli a carattere concessorio sono prevalentemente i vecchi titoli abilitativi delle trasmissioni analogiche che oggi riguardano ancora il 99% delle trasmissioni radiofoniche. Nel settore televisivo si è passati a titoli abilitativi di tipo autorizzatorio, anche se permane un aspetto concessorio, che è quello del rilascio dell'uso della frequenza che si accompagna all'autorizzazione generale per le trasmissioni. Tutti questi titoli abilitativi sono trasferibili, questo è un aspetto importantissimo, per espressa previsione normativa sono trasferibili privatamente e sono trasferibili e la volturazione dell'atto di acquisto non ha carattere discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma ha contenuto vincolato in presenza di sussistenza di determinati requisiti in capo all'acquirente, che sono poi requisiti previsti dalla normativa di settore per esercizio dell'attività. Da questo conseguono tutta una serie di effetti e di impatti, e qui vado a rispondere alla domanda, sulle questioni di tipo fallimentari che oggi ci riguardano. Nel momento in cui c'è l'apertura di una procedura concorsuale, sia essa di fallimento sia altro tipo di procedura, quindi concordato preventivo, direi soprattutto di tipo liquidatorio, perché in caso di continuazione di attività abbiamo comunque intrinseca nella procedura la continuazione dell'attività di azienda. Innanzitutto dobbiamo sapere che non vi è decadenza del titolo abilitativo, quindi la normativa proprio non lo prevede. Prevede invece una cosa molto specifica del settore, che vi sia la revoca del titolo abilitativo laddove la procedura concorsuale sia stata avviata senza che sia stato contemporaneamente autorizzato l'esercizio provvisorio per la procedura concorsuale. Quindi questo significa che per mantenere il titolo abilitativo all'uso delle frequenze di trasmissione e al numero identificativo del telecomando, che è una cosa importantissima dal punto di vista dell'avviamento commerciale dell'impresa televisiva, occorre necessariamente che venga decretato l'esercizio provvisorio. Ci sono delle differenziazioni normative a seconda dei titoli abilitativi, che qui vi accenno brevemente. Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che è il decreto legislativo del 2005, il numero 177, che all'articolo 52,2 ci dice che è prevista la revoca della concessione o dell'autorizzazione, secondo il titolo abilitativo che ci riguarda, riguarda l'impresa, nel caso di dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa. Questo riguarda l'uso delle frequenze di trasmissione. Poi c'è l'articolo 6,2 del regolamento sulla televisione digitale terrestre, che è un regolamento emanato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che per espressa previsione della legge 249 del 97 ha poteri regolamentari e di vigilanza molto ampi in materia. Questo regolamento sulla TV digitale terrestre, che è la delibera 353 del 2011, ci dice che l'autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, il fornitore di servizi è quello che fa il palinsesto praticamente, e non ha le frequenze di trasmissione, attenzione, il fornitore fa il palinsesto, fa i contenuti ed è la vera televisione, che poi viene, quel palinsesto viene
dato all'operatore di rete, che è quello che diffonde il segnale. L'operatore di rete è come la compagnia telefonica rispetto all'utente, cioè il fornitore di contenuti dà i contenuti, l'operatore di rete dà la rete per la diffusione ed è neutro rispetto ai contenuti, per comprenderci. Quindi in questo caso l'autorizzazione per l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi si estingue, quindi qui non c'è un provvedimento di revoca che deve intervenire, ma c'è un'estinzione in caso di fallimento, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria dell'esercizio dell'attività di impresa, nonché, qui, ed è questa una specificità rispetto a questo titolo, nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio. Infine, c'è l'articolo 4,3 del regolamento sulla radiofonia digitale terrestre, che è la delibera 664 del 2009 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Attenzione, questa è una regolamentazione che esiste, ma mentre la televisione digitale terrestre è da anni una realtà unica, cioè nel senso che ha sostituito completamente le trasmissioni analogiche, il digitale radiofonico non viene sviluppato in il digitale radiofonico non viene sviluppato in alternativa alla radiofonia analogica, ma si affianca, quindi avrà uno sviluppo molto lento, si presume nell'arco di 15-20 anni, e quindi allo stato attuale la tecnologia dominante nella radiofonia è quella analogica, e quella digitale è un aspetto al momento assolutamente secondario. Ciò nonostante esiste qualcuno che opera anche nel settore e solo in alcune aree del paese in radiofonia digitale, e qui ci sono delle norme che dicono che per i fornitori di contenuti radiofonici, che sarebbe la definizione tecnica di quelli che invece nel televisivo si chiamano fornitori di servizi di media audiovisivi, si estingue anche qui in caso di dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività di impresa. In questo caso non viene richiamato il concordato preventivo di tipo liquidatorio nella norma. Concludo questa introduzione così breve e schematica dicendo che qual è la ratio dell'esercizio provvisorio? La ratio dell'esercizio provvisorio è quello di mantenere integri in capo all'azienda radiotelevisiva i titoli abilitativi di cui l'azienda dispone e che in caso di fallimento sono sicuramente i principali asset che vanno a garantire la migliore soddisfazione per il ceto dei creditori, perché certamente vendere frequenza di trasmissioni o vendere numerazioni importanti, cioè quindi i primi numeri sul telecomando televisivo, significa poter realizzare un vantaggio economico da portare al fallimento, e quindi per mantenere interi questi titoli abilitativi è necessario un esercizio provvisorio, e qui vado ad anticipare poi quello che parleremo dopo, anche un esercizio provvisorio che deve essere necessariamente poco costoso e quindi anche necessariamente molto breve, cioè solo finalizzato ad arrivare alla cessione, non dimenticandoci peraltro che la trasferibilità delle frequenze e la trasferibilità dei numeri del telecomando, cioè dei titoli abilitativi che sono sottesi, interessano all'acquirente indipendentemente dall'azienda a cui sono legati, anzi nel 99% dei casi l'acquirente non ha proprio nessun interesse a proseguire quell'attività aziendale, acquista le frequenze o acquista le numerazioni per poterle inserire all'interno di altre reti di trasmissioni che magari già preesistono, oppure per creare altre reti insieme magari ad altre operazioni che vengono fatte simultaneamente, creare nuove reti di trasmissione. Mi fermo qui. Scusa. Bene. Massimo, posso... No, faccio un resoconto allo Stato. Allora, fino adesso abbiamo capito che in materia di concessioni minerarie non esiste una norma specifica che dia conseguenza al fallimento. Anche se ci sono, lo posso citare, tratto poi da una relazione, da uno studio preliminare che aveva fatto proprio l'avvocato Francio, c'è un Consiglio di Stato 139 del 92, un Consiglio di Stato 1039 del 94,
che esplicitamente affermano, leggo, in materia di concessione per lo sfruttamento di acque minerali e termali, il fallimento del concessionario comporta di regola la decadenza della concessione, in quanto il protrarsi del rapporto rappresenta una soluzione eccezionale cui l'amministrazione, salvo che singole norme non dispongano altrimenti, può divenire solo in presenza di serie comprovate ragioni di interesse. Però questa è una conclusione esegetica, mentre nel caso delle frequenze televisive c'è una norma che espressamente disciplina il caso di fallimento, determinandone l'estinzione o comunque la possibilità di revoca. È importante questo, che laddove c'è la revoca che riguarda le frequenze, è evidente che, e questo poi è un tema che affronteremo dopo, deve proprio intervenire questo provvedimento, per cui se ad esempio non viene dichiarato l'esercizio provvisorio nella sentenza di fallimento, che sicuramente sarebbe la strada maestra che da porre in essere, su istanza del curatore la legge fallimentare permette di dichiarare l'esercizio provvisorio anche in un secondo momento, cosa che è possibile proprio perché poi la procedura tecnica per arrivare alla revoca della concessione ha dei tempi abbastanza lunghi e complessi, che sono formati da comunicazioni, avvii di procedimento, di fide e così via, che permettono di andare a recuperare e mantenere la frequenza, perché non c'è un automatismo che comporta la decadenza del titolo abilitativo nel caso del fallimento. Prima Giulio Veltri ha fatto riferimento alle convenzioni accessive al provvedimento che instaura appunto il titolo, e vediamo ora con Luca Monteferrante come questo istituto si correla all'articolo 72 e, se vogliamo, anche al 169 bis in materia di concordato, e quindi alle due discipline che individuano le regole sui rapporti pendenti rinvenuti al momento della dichiarazione di insolvenza nel primo caso, o comunque l'apertura della procedura conservativa nel secondo caso. Non ci sono delle risposte generali a questo quesito, quindi ognuno cercherà qui di affrontarlo in relazione ai settori che gli sono stati affidati. Dati. Luca Monteferrante nella seconda parte ci intratterrà un po' di più sulle concessioni demaniali, ma ora parte con una finestra di carattere generale, cui seguiranno poi gli altri. Ecco, grazie Massimo. Buongiorno a tutti. Cercherò di esaminare questa questione, che tra le più spinose e controverse, attingendo in modo particolare al contenzioso, quindi vedere come questa tipologia di problemi atterra in sede giurisdizionale, partendo chiaramente dalla individuazione del giudice competente, perché non è una questione scontata. La questione in particolare del 72, quindi della possibilità in capo al curatore di poter optare se subentrare o meno nel rapporto in corso, si scontra con la peculiarità dell'atto costitutivo del rapporto, che in questo caso, come abbiamo visto, non è rappresentato da un contratto ma da una concessione contratto, con tutte le implicazioni cui accennava Giulio Veltri, che sono estremamente variegate e complesse. Che cosa succede in sede giurisdizionale? Diciamo subito che il giudice competente, giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Il punto di riferimento è una Cassazione non recentissima, anche se non datata, Cassazione Sezioni Unite, ordinanza 8094 del 2 aprile 2007, è utile annotarla così ci si orienta subito sul giudice competente, inutile soffermarsi, la materia è quella delle concessioni sostanzialmente, quindi vale il discorso risalente legge TAR, come poi confermato ora dall'articolo 103 codice processo amministrativo e quant'altro. Ma perché concessione e quindi giurisdizione del giudice amministrativo? Perché la problematica che viene in rilievo in sede giurisdizionale è essenzialmente la seguente: intervenuto il fallimento, l'amministrazione assume come iniziativa l'adozione di un provvedimento di decadenza del titolo concessorio. Il fallimento si rende conto a questo punto che perde l'asset più importante, il titolo.
Perché l'asset più importante è stato chiaramente fatto un riferimento dall'avvocato Rossignoli, dall'avvocato Francia, ma è bene un attimino richiamarlo questo passaggio. È l'asset più importante perché nello schema della concessione non v'è soltanto la convenzione accessiva, ma la convenzione accessiva di regola è anche costitutiva di utilità giuridiche integrative rappresentate in particolare e di regola dalla costituzione del diritto di superficie. Il diritto di superficie legittima, come diceva l'avvocato Francia, lo ius, no, ad edificandum, e qui il riferimento più importante è alla materia delle concessioni demaniali, costruzione di porti, ma anche, badate bene, tutto il settore della edilizia popolare convenzionata che utilizza il medesimo schema, concessione del terreno, convenzione accessiva con cui si riconosce il diritto di superficie, costruzione degli alloggi, vendita o concessione in locazione a tariffe agevolate. Ma non basta, perché dalla convenzione accessiva originano spesso rapporti derivativi, quale può essere in materia di concessione demaniale portuale i contratti di ormeggio. Quindi praticamente per gemmazione dal titolo amministrativo, no, si costruiscono tutta una serie di rapporti negoziali che rappresentano l'asset più importante. Ecco, quindi, ritornando alla premessa, subentra il fallimento. Di regola il contenzioso ci dice che l'ipotesi classica è quella dell'adozione in automatico di un provvedimento di decadenza che allerta il fallimento, che quindi reagisce in sede giurisdizionale impugnando il provvedimento amministrativo di decadenza. E quindi, come dicevamo, siccome la decadenza incide sull'atto genetico che è la concessione, ecco quindi che a pieno titolo il contenzioso rientra nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questione pacifica. Ora, che cosa succede davanti al giudice amministrativo? E qui il dilemma è proprio questo. Il dilemma è subentro del fallimento o decadenza? Subentro, alias, opera l'articolo 72 della legge fallimentare, quindi con la possibilità di optare per il subentro, oppure domina e campeggia il potere e la discrezionalità amministrativa che doppia la norma fallimentare e autoritativamente, no, determina la caducazione del titolo e quindi l'evaporazione di tutto l'asset per quanto riguarda le implicazioni di ordine negoziale, contratti derivativi e quant'altro. La questione dal punto di vista della teoria generale è chiaro che è estremamente ambivalente ed è ulteriormente complicata proprio alla luce della ricostruzione in continuo divenire dell'istituto della concessione amministrativa alla luce di quello che diceva Giulio Veltri. Perché a mano che la concessione dà struttura attizia, muta le sue caratteristiche nella prospettiva di un atto convenzionale, no? E quindi, come dire, tende a scivolare nell'alveo del diritto privato, si fa maggiormente incombente l'applicazione dell'articolo 72, laddove invece la sua matrice pubblicistica maggiormente legittimava, come pure affermato in giurisprudenza, la possibilità con la concessione di, e con la convenzione accessiva di derogare, dice espressamente il Consiglio di Stato, l'applicabilità dell'articolo 72. Quindi qui si gioca la partita, subentro sì, subentro no, è collegato appunto alla capacità estensiva, pervasiva del 72 anche verso queste nuove forme negoziali o meno. Ora, da questo punto di vista, la contrapposizione è frontale, perché se noi esaminiamo i diversi ambiti disciplinari, vediamo che in alcuni, proprio per le peculiarità normative o per una certa stratificazione giurisprudenziale, l'opzione è chiaramente a favore del subentro. Il punto di riferimento in giurisprudenza che predica la tesi del subentro e quindi sostanzialmente l'applicabilità del 72, che chiaramente garantisce quelle che sono le aspettative della massa fallimentare, è rappresentata dalla nota sentenza Cassazione 12.140 del 2009,
nota ai fallimentaristi, perché tratta in modo particolare la questione dei cosiddetti patti paraconcordatari. Siamo in materia di concordato fallimentare. Nell'ambito di una complessa vicenda che riguardava questa questione della Cala dei Genovesi, la Corte di Cassazione, delineando l'istituto degli accordi paraconcordatari e ritenendoli quindi legittimi laddove non soltanto in frode ma soprattutto non in pregiudizio dei creditori, dice espressamente che il titolo, in questo caso la concessione demaniale, come tutto il compendio delle posizioni di interesse legittimo, in seguito al fallimento passa unitamente al compendio dei beni patrimoniali alla massa fallimentare, quindi non c'è soluzione di continuità. Vedremo poi quali sono le condizioni che consentono appunto questo passaggio nella massa fallimentare. Questa però è la posizione della Cassazione, che è stata esplicitata nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, quindi in un settore normativo molto ben circoscritto. Si tratta di capire se, anche alla luce delle norme specifiche di settore, questa affermazione possa avere una portata ampia di sistema. Ed ecco quindi che in realtà la questione è dubbia, perché se cambiamo e modifichiamo il settore normativo, e prima si faceva riferimento al settore delle cave, in assenza di riferimenti normativi espressi, la posizione del Consiglio di Stato è esattamente l'opposta. E cioè la regola a questo punto passa non più il subentro, ma la decadenza, quindi sostanzialmente discontinuità. È una pronuncia, questa è un'affermazione in materia appunto di concessioni minerarie, in materia di acque termali, in materia di trasporti. Negli anni 80-90 c'era tutta una giurisprudenza, un contenzioso in materia di impianti di risalita, contratto di trasporto atipico, quelle questioni là, pescasserio e così via. Ecco, in quel periodo quindi c'era una impostazione, una lettura prevalentemente di matrice pubblicistica, dove appunto il Consiglio di Stato riteneva senz'altro legittimo e quindi ricompreso nell'esercizio del potere discrezionale la facoltà di dichiarare la decadenza, perché veniva meno essenzialmente un profilo di idoneità tecnica alla conduzione dell'impianto, all'esercizio. Altrettanto complessa è la questione sul fronte del trasporto pubblico locale. Lì ad oggi navighiamo a vista, perché il trasporto pubblico locale è il settore dove è emersa in termini maggiormente problematici questo mutamento della natura del titolo concessorio, perché prima era senz'altro un atto unilaterale, atto amministrativo, con la convenzione accessiva che disciplinava i profili patrimoniali. Ora il diritto comunitario e le varie direttive che si sono succedute, no? Ecco, ci presentano questo nuovo istituto del contratto di servizio. Che cos'è il contratto di servizio? È un contratto in senso stretto o è un accordo ai sensi dell'articolo 11 della 241 del 90? La questione non è assolutamente peregrina ed estremamente complessa. Come possibile criterio discretivo sulla scorta di un portato ormai più che centenario, indubbiamente il discrimine nella qualificazione giuridica è rappresentata dall'oggetto. Dall'oggetto, teoria di Giannini, la teoria tedesca, la Zweistufen teorie, la teoria del doppio grado. Se l'oggetto del contratto è una res extra commercio, bene demaniale in particolare, o servizio pubblico, ragionevolmente la qualificazione sarà ai sensi dell'articolo 11 della 241. Questa questione preliminare della qualificazione giuridica impatta direttamente sull'applicabilità del 72. Perché se si trattasse di contratto tout court, avremmo l'impossibilità di derogare alla clausola del 72, perché il 72 ci dice che una clausola difforme sarebbe inefficace e quindi inopponibile al fallimento. La questione è che il mutamento tipologico della concessione in accordo
anche se contestato, ci diceva Giulio Veltri, ma la Cassazione in realtà per le questioni di giurisdizione pacificamente ci qualifica queste fattispecie in termini di accordo ex articolo 11, tant'è vero che personalmente la fortuna dell'articolo 11 in realtà non è sul fronte del diritto sostanziale, ma più come norma processuale sulla giurisdizione. Ma in ogni caso, se di accordo ex articolo 11 si tratta, come probabilmente è, si pone il problema della derogabilità al 72. Ricorderete che l'articolo 11 ci dice che a queste fattispecie si applicano i principi, badate bene, non le regole, del codice civile, in quanto compatibili e ove non diversamente previsto. Intanto, il 72 codice civile, ieri ne abbiamo parlato con il collega, c'è tutta la ricostruzione sistematica, confluenza codice di commercio, codice civile, per questione di opportunità resta fuori il trattamento dell'insolvenza che era dentro il codice di commercio, forse sì, forse no, ma in ogni caso, anche a considerare la norma, no, che rientra nel compendio dei principi dello ius comune, si pone il problema della derogabilità. L'articolo 11 probabilmente consente la deroga perché appunto la sua disciplina ci dice che i principi si applicano in quanto compatibili e ove non diversamente previsto. Ecco quindi che laddove vi sia una clausola convenzionale che ricolleghi l'automatica decadenza al fallimento, questa clausola ragionevolmente dovrà ritenersi non affetta da inefficacia ex articolo 72 e conseguentemente avremo una prevalenza della regola di discontinuità rispetto alla regola generale della possibilità del subentro ai sensi dell'articolo 72. Qua, dov'è che si pone il problema più delicato? Il problema più delicato, e mi fermo, è nelle ipotesi in cui, pur riqualificando queste fattispecie concessorie nella tipologia dell'articolo 11, la Convenzione nulla dica, e cioè non vi sia una espressa disciplina della sorte del titolo, titolo Convenzione Accordo, nell'ipotesi di fallimento. A questo punto, in assenza di una deroga pattizia alla operatività del 72, qual è la regola generale? La continuità o la discontinuità? La decadenza o il subentro? Qui mi fermo e vi consegno il dilemma anche poi nella prospettiva del dibattito. No, io in relazione a quanto condivisibilmente detto da Luca, però mi pongo già i primi dubbi. Abbiamo detto che la Corte di Cassazione avalla la tesi del Consiglio di Stato in ordine alla ricostruzione del contratto eccessivo a provvedimento concessorio come un accordo rientrante nell'articolo 11 e sembra che questa cosa sia pacifica. Allora mi chiedo, come fa, dopo aver affermato questo, la Corte di Cassazione a sostenere l'applicabilità dell'articolo 72? Se accordo evidentemente esula dal portato applicativo del 72, è un accordo di carattere pubblicistico orientato all'articolo 11, quindi non si pone proprio il problema dell'applicabilità, non siamo dinanzi ad un contratto. Quindi mi chiedo come mai in materia di concessione di beni demaniali la Corte di Cassazione abbia poi potuto sostenere che, nonostante sia un accordo di diritto pubblico, le utilità legate alla concessione, ivi l'interesse legittimo legato alla concessione, finisca nella massa attiva del fallimento. Ti dico subito, Giulio, la peculiarità, perché poi c'è, come dire, lo sforzo che stiamo cercando di fare è quello di cercare di raggiungere un paradigma minimale condiviso, che però, attenzione, deve fare i conti con le norme di settore. Nel caso delle concessioni demaniali, la Cassazione ha richiamato espressamente, come anche il Consiglio di Stato, il 46,2, dove sostanzialmente viene tipizzata a livello normativo una facoltà di subentro pubblicistica, subentro nella concessione, che di fatto è l'equivalente del settore
82, e cioè il grimaldello pubblicistico in questo caso consente di raggiungere il medesimo effetto che la disciplina fallimentare ricollega al 72. Quindi poi sarà, una volta che il titolo ti entra nella massa, è il curatore, non però in forza del 72, ma dell'equivalente pubblicistico, che è il 46, secondo comma, a valutare lui se chiedere all'autorità portuale marittima il subentro o meno. Se non chiede il subentro e sine titulo, non agendo, non gestendo l'opera portuale, scatta il presupposto della decadenza ex articolo 47 e salta tutto. La tua obiezione poi dovrebbe essere invece vista, ed mi pare che il settore più complesso in assoluto, controverso, perché ci sono posizioni opposte, è proprio quello dell'edilizia economica e popolare. No, però dico, il subentro applicando il codice della navigazione dovrebbe essere autorizzato. Non dovrebbe essere, quindi la regola pubblicistica non corrisponde al disposto, no, 82. Non è perfettamente corrispondente. Non è poca cosa, nel senso, non è il commissario che sceglie qui, non è il curatore che sceglie qui, è l'amministrazione che sceglie. Il curatore deve fare domanda, però. Sì, potrebbe non però farla la domanda. Se si applicasse ai 72, questo schema non dovrebbe trovare, no, applicazione. E poi bisognerebbe anche capire, chiedo scusa, le ragioni di un eventuale diniego rispetto alla richiesta di subingresso. Entra comunque in un, questo si voleva dire, in un terreno di giustiziabilità, nel senso che non è una sovrapposizione, non è una ripetizione, una riproduzione dell'articolo 72, però può produrre un effetto equivalente, ponendo tuttavia l'organo concorsuale nella condizione di soggetto che ha diritto, quantomeno a una motivazione del provvedimento, a un'impugnabilità dello stesso, perché contrasta altrimenti un automatismo della decadenza per quei settori che sono soggetti. La Cassazione in quella sentenza non cita il 72, attenzione, non lo cita, ma dice però, e questa è l'affermazione a livello proprio di paradigma generale, che il fallimento non preclude la traslazione nella massa del titolo. La 12.140 va in questo senso, e poi è stata ripetuta in altri casi uguali, ma non ha trovato casi analoghi su cui. Esattamente. Ci sono esperienze delle persone che stanno, dei colleghi che stanno partecipando e che possono aggiungere per questo primo blocco di argomenti? Benissimo, Viola, Palmi. No. Collego al passaggio ultimo che hai fatto tu sulla decadenza automatica ope legis, oppure abbiamo rivenuto nei vari settori indagati, c'è sempre bisogno, importante questo, di un provvedimento, di un atto, sia come se, ecco, che è il caso più privilegiato in questa prima panoramica, cioè quello più vantaggioso per le procedure, per gli organi concorsuali, altrimenti c'è sempre bisogno di un atto amministrativo, e quindi questo in via di fatto dilata i tempi gestori, anche se non significa automatismo nella permanenza del rapporto. E io questo passaggio, quindi avevo ben inteso, mi chiedevo se fosse applicabile anche all'ipotesi di cui ha parlato l'avvocato Francia all'inizio, della concessione mineraria, per la quale il Consiglio di Stato, veramente in tempo, diciamo, non recente, per la verità sono passati credo 25 anni esatto, aveva dichiarato la decadenza, quasi lasciando intendere che fosse automatica. Però nella legge mineraria non c'è una decadenza espressa ed è invece la decadenza collegata all'impossibilità di mantenere la capacità tecnica ed economica, credo che questo sia, diciamo. E allora forse c'è un senso giuridico, non statistico, uno spazio, un margine, perché se il fallimento in esercizio provvisorio ovviamente è capace di documentare, motivare, argomentare la possibilità di proseguire l'attività di estrazione e garantire rispetto a questa attività la potenzialità tecnica ed economica, forse allora la PA dovrebbe giustificare il perché
appunto ritengo non più affidabile il soggetto, dovrebbe motivare, perché in senso scolastico può accadere l'ipotesi in cui una procedura fallimentare è tale non perché l'impresa non potrebbe restare sul mercato, ma perché ci sono degli agenti esterni, per esempio delle distrazioni illecite di denaro da parte degli amministratori. Cioè tu dici distinguendo tra incapacità tecnologica e A me è capitato un fallimento, i crediti dalla PA, cioè vicende che diciamo gestite nel corso della procedura potrebbero portare la società al pagamento integrale dei creditori e quindi a tornare in bonis e proseguire l'attività, fermo restando ovviamente che deve essere capace di proseguire con garantendo capacità tecnica ed economica l'attività estrattiva. Allora il punto è: il requisito capacità tecnica ed economica è in senso generale, cioè deve essere l'impresa deve garantirla in senso generale o rispetto all'attività estrattiva? Perché se è in senso generale il discorso ostativo varrebbe anche per il concordato preventivo, perché anche il concordato preventivo presuppone un momento di crisi dal quale si esce con un sacrificio per i creditori. Quindi secondo me o ci sta dentro tutto anche il fallimento o sta fuori tutto, quindi anche il concordato preventivo. Forse non so se sono stato chiaro nella prospettazione. Poi nella seconda parte ci saranno anche delle risposte per certi versi costruttive, cioè degli indicatori di modello gestionale possibile, perché derivano proprio da esperienze censite da un punto di vista giurisprudenziale. Collega. Una domanda velocissima: quando si è parlato di concordato in continuità, si fa riferimento alla continuità diretta o indiretta, di distinzione che sono molti connessi, ma che qui potrebbe avere comunque delle ricadute, perché continuità diretta sta a significare che deve essere un soggetto, continuità indiretta dà la possibilità eventualmente di far circolare proprio la mia domanda in continuità con quello appena fatto del collega. Si potrebbe valutare l'idoneità potenziale dell'impresa, dell'azienda ad assicurare l'estrazione o qualsiasi altra tipo di servizio. Domanda molto acuta, perché proprio in un caso che vedremo dopo il break, però, perché altrimenti Francia lo mandiamo a casa subito e non è il caso, rendiconterà un'esperienza del Tribunale di Ancona, quindi dei colleghi di Ancona, in cui vi anticipo l'istituto che è stato utilizzato a questo proposito, cioè la scissione. Vedremo anche i limiti di questo istituto e, come osservavi tu, laddove muta la titolarità soggettiva dell'azienda, quindi la continuità è indiretta, certamente la pubblica amministrazione si riprende il potere valutativo sull'idoneità del soggetto, alla luce peraltro di quella distinzione che Piero Viola ci ha consentito di inquadrare tra capacità tecnologica, che può rimanere in capo al soggetto, e incapacità finanziaria, che lo contraddistingue per default in quanto è in default. Chiederei un intervento veloce allora, ma non troppo anticipatorio, perché da trailer facciamo il film, cioè che non è la stessa cosa, a Francia prima e poi a Luca dopo, su questi punti. Allora cerco di provo a essere sintetico. Ci provo. Sintetico non completo. Incompleto. Faccio solo una riflessione a Piero Viola, mi pare. Attenzione, perché io ritorno un po' a quello che ho detto all'inizio. Guardiamo alle norme, prima ancora che alla giurisprudenza guardiamo alle norme, e prima ancora che alle norme guardiamo all'ordine naturale delle cose. Abbiamo detto che nel codice della navigazione c'è una norma che parla di idoneità tecnica ed economica in caso di sopravvenuto del 46 terzo comma, il codice della navigazione, e quindi in caso l'idoneità tecnica ed economica è il presupposto, è la stessa norma che c'è nella legge mineraria, uguale, però lì si ferma la legge mineraria, si ferma a quello, il codice della navigazione va oltre. E nell'articolo 46, secondo comma, che citava Monteferrante, si prevede che in caso di vendita, quindi volontaria, o di esecuzione forzata, quindi subisco un'espropriazione, l'acquirente o l'aggiudicatario delle opere e degli impianti che stanno sopra il bene demaniale può subentrare nella concessione, chiedendone ovviamente l'autorizzazione.
è questa la il discrimine, cioè mentre nella concessione demaniale ad edificandum comunque la legge non può non prendere atto, la legge, il codice della navigazione non può non prendere atto di un ordine naturale delle cose che fa sì che colui che ha costruito sopra il bene demaniale ha creato una realtà sulla, per cui si pone in un rapporto con la pubblica amministrazione muscolare, cioè dice va bene, ok, io ho queste cose qua e queste sono mie per un diritto, no, li acquisto a titolo originario. E adesso tu cosa fai? Vogliamo fare a chi picchia più forte? Proviamoci, vuoi negarmi il subingresso? Ok, provaci, ma guarda che io ci rimetto, ma tutti ci rimettiamo, nessuno ci guadagna, perché poi chi esercita la concessione? Vabbè, mi esproprierai i beni, vedremo, ma qui andiamo. Nella miniera ci si ferma lì nella legge mineraria, perché sopra non c'è niente, ho soltanto portato via. E la legge mineraria scrive una cosa che, anzi, estremizza, ma in realtà è naturale che sia così. Cioè la legge mineraria scrive una cosa che, cioè, non fa altro che descrivere quello che c'è in miniera. Se uno va in miniera dice il regime delle pertinenze, cioè in pratica la pubblica amministrazione si riprende tutto e la miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che respirano gli immobili e sono pertinenze della miniera, ci mette pure i beni mobili, cioè in pratica quando io il primo concessionario costruisce, non è che costruisce delle cose che stanno sopra, sì, magari ci avrà gli uffici, magari ci avrà una sede direzionale in Piazza del Popolo a Roma che vale miliardi, però non è che ce l'ha lì, ma sopra nella zona di miniera non c'è niente e quindi non ha dei beni materiali che sono, come dire, il cavallo di Troia, il grimaldello, lo strumento per l'esercizio dei diritti, del diritto di sfruttamento della miniera, che lo pongono in una posizione muscolare di forza, ma non perché la legge è che è diversa, la legge recepisce e quindi anche l'idoneità, sì, tecnica, lei giustamente diceva, ma in che senso, magari io posso, sì, ho capito, tu sei andato incontro a una situazione di fallimento. La concessione mineraria deve essere rilasciata quando è fatta una società, anche sia i rappresentanti sia i dirigenti, anche loro devono essere di gradimento, è molto personalizzata, per cui io cosa posso spendere in questo braccio di ferro muscolare con la pubblica amministrazione per dire ma fammi continuare a me, cosa che invece può fare il titolare della concessione demaniale. Il titolare della concessione demaniale dice oh, aspetta, io qui c'ho l'area ricreativa, c'ho il ristorante, c'ho gli ormeggi, c'ho l'officina, c'ho gli attracchi, e adesso come la mettiamo? Facciamo a chi è più forte? Ecco, tutti ci rimettiamo e nessuno ci guadagna. La concessione mineraria, io mi presento, come dicevo all'inizio, nudo e col cappello in mano, per cui vai a disquisire sulla capacità tecnica ed economica, e questo è il concetto di fondo, mi sembra. No, io volevo soltanto precisare una cosa, per insomma far seguire meglio loro. Noi stiamo parlando di questa questione perché ieri avete parlato di voglio chiedere un passaggio fondamentale, perché altrimenti ieri abbiamo parlato, avete parlato, io non c'ero, ma mi hanno raccontato, avete parlato di appalti, no? Che dal punto di vista del codice dei contratti, dal punto di vista delle direttive comunitarie, sono contratti allo stesso modo in cui sono le concessioni di servizio, concessioni di costruzione e gestione, sono in realtà contratti, su questo non c'è alcun dubbio, nemmeno la Cassazione, penso, nel Consiglio di Stato hanno dubbi su questa questione. Però perché qui si pone, in materia concessoria, si pone il problema del fallimento e in materia di appalto di opere pubbliche non si pone? Perché lì i soldi, in caso di appalto, ce li mette l'amministrazione. L'esecutore è semplicemente uno che costruisce, punto e basta. Quindi nel momento in cui fallisce non si pone un problema di patrimonio, no, di massa attiva, perché non c'è nulla. In caso di costruzione, di concessione di costruzione e gestione, i soldi ce li mette il privato, ce li mette l'imprenditore, quello è un contratto di partnership pubblico-privato, significa che il patrimonio, gran parte del patrimonio è lì,
è lì sul bene demaniale, è lì nell'ambito della concessione, ecco perché viene in rilievo il problema, ecco perché non si applica la norma che pure è espressamente prevista nel 72 in materia di opere pubbliche, che esclude l'applicabilità della legge fallimentare. Qui il problema si pone perché qui c'è sostanza da spartire, in quel caso no. E allora vediamolo subito questo fenomeno vediamolo subito questo fenomeno sulla dichiarazione di fallimento della società mista, comunque la sorte della concessione che le sia stata affidata dall'ente pubblico, sotto due profili. L'esempio a cui abbiamo pensato di ricorrere è quello della costruzione e gestione di un parcheggio, ma quello che interessa qui sono gli effetti a cascata che la dichiarazione di fallimento vengono prodotti sul diritto di superficie, su quello che a cui più volte è stato fatto riferimento l'avvocato Francia, ciò che sta sopra, ciò che è stato edificato. Quindi concessione che ha permesso all'imprenditore di operare, beni che sono stati costruiti, effetti della venuta meno della concessione sulla proprietà di questi beni e anche sulle garanzie, ma questo è un accenno, che terzi hanno iscritto su questi beni, quindi sugli immobili che sono stati realizzati in forza del diritto di superficie per come è collegato alla concessione amministrativa. Mi sentite? Perfetto. Allora, è una delle fattispecie. Perché lo sforzo, come abbiamo detto, è tra la ricerca di un paradigma generale minimale condiviso e le discipline di settore. Ora, nello specifico, la questione del fallimento della società mista pacificamente fallibile non è normato. E abbiamo una recente pronuncia del Consiglio di Stato che tenta una ricostruzione che in un certo senso ci offre anche poi uno spunto di riflessione in relazione alla prima domanda del collega, non ricordo il nome, e cioè in definitiva il problema subentro, decadenza automatica sì o no, potere discrezionale fino a che punto, laddove non ci sia una norma espressa come per le concessioni demaniali che consente il subentro. E questa è una fattispecie abbastanza esemplificativa, perché il Consiglio di Stato ha fatto tutto un ragionamento distinguendo in particolare, e mi ricollego a quello che dice Giulio, distinguendo in particolare il problema dell'oggetto di questi accordi, contratti, convenzioni, perché secondo me il vero discrimine è l'oggetto pubblico. Se si tratta di una res extra commercium, in particolare servizio pubblico, bene pubblico, che qualificandola come accordo a tutti gli effetti, no, giustifica delle ragioni di deroga e giustifica maggiormente a questo punto l'esercizio del potere discrezionale di decadenza. Laddove infatti la fattispecie in particolare viene qualificata come servizio pubblico, concessione di servizio pubblico, e veniamo al caso, anziché come concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, dove il bene non è pubblico, ma lo diventerà alla fine del rapporto, no? Su questa questione dell'oggetto vediamo che anche la giurisprudenza, con un po' di fiuto, va un po' a naso, elabora delle soluzioni diverse, e vi anticipo. Le soluzioni sono diverse in questi termini: laddove l'oggetto è pubblico, in particolare si tratta di un servizio pubblico, laddove campeggia il principio di necessaria continuità della funzione, possiamo interrompere il servizio, no, di raccolta, no, di rifiuti, non possiamo interrompere il servizio di trasporto pubblico locale, non possiamo interrompere il servizio idrico. A quel punto le ragioni di interesse pubblico, no, diventano più pressanti, e quindi si apre maggiore spazio all'esercizio del potere discrezionale di decadenza, che sarà quindi corrispondentemente ben motivato e presumibilmente resisterà in sede giurisdizionale a fronte, no, del curatore del fallimento, che dirà: ma noi come fallimento, con l'esercizio provvisorio, siamo comunque in grado di garantire, sicuramente dal punto di vista tecnico, anche se con qualche difficoltà dal punto di vista economico, no? Lì l'urgenza del provvedere. Ecco quindi che secondo me la valutazione, sia come strategia del fallimento, no, che tipo di azioni intentare, no, come impostare anche il ricorso, ma anche in relazione alla presumibile risposta in sede giurisdizionale,
dipende molto dalla caratteristica dell'oggetto della convenzione e quindi se si tratta dal punto di vista della qualificazione di un accordo ex articolo 11 oppure di un contratto. Nel caso di specie la particolarità è una sentenza nota perché ha avuto poi degli approdi anche in Cassazione sul problema della fallibilità delle società miste, è il caso della Formia Servizi S.P.A. e in particolare appuntatela che è utile tenerla nel toolbox, come si dice, no? Nella cassetta degli strumenti, è la sentenza 3631 del 2015. Quindi qua, punto di partenza, la Formia Servizi fallisce. Che cosa fa il Comune? Qual era l'oggetto dell'affidamento a favore della Formia Servizi? Uno, era la gestione in concessione degli spazi di sosta pubblica, quelli a pagamento. Qual è la qualificazione giuridica di questa gestione degli spazi di sosta? Servizio pubblico, perché il codice della strada all'articolo 7 disciplina tutta una serie di adempimenti, bisogna garantire spazi di sosta per garantire quindi la corretta e il buon funzionamento della circolazione. Seconda concessione. La seconda concessione era una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica. C'è tutto uno sforzo ricostruttivo del Consiglio di Stato per arrivare alla conclusione che la concessione di costruzione di opera pubblica, di gestione e costruzione dell'opera pubblica, quale opera? Un parcheggio? Parcheggio privato non è un servizio pubblico, quindi non è una concessione di servizio pubblico, ma una concessione di opera pubblica. Precisando che mentre infatti nella concessione di servizio pubblico il profilo, diciamo, opere, manutentivo, realizzativo è meramente accessorio rispetto alla gestione del servizio pubblico che dal punto di vista funzionale campeggia, nell'ipotesi invece di concessione di opera pubblica la gestione, costruzione e gestione, la gestione è meramente strumentale al finanziamento della realizzazione dell'opera che nasce come privata, di regola, per poi transitare nel patrimonio indisponibile dell'ente alla scadenza della concessione. Messo a fuoco dal punto di vista qualificatorio che la concessione di costruzione e gestione del parcheggio privato è una concessione di opera e non di servizio pubblico, che tipo di ragionamento fa? E c'è un fattore di complicazione, ma vediamo di semplificarlo. Mentre in relazione alla concessione di servizio pubblico, gestione degli spazi, no, pubblici e quindi percezione, dice servizio pubblico bene ha fatto e legittimamente a pronunciare la decadenza in via automatica come conseguenza del fallimento, e quindi ritorniamo al discorso che dicevo prima, nel caso invece di concessione di costruzione e gestione, proprio perché si tratta di concessione di opera e non di servizio pubblico, va pure bene, e io sono perplesso, devo dirvi, è legittima la declaratoria di decadenza, e non mi convince, perché c'è la Cassazione che fa, abbiamo detto, tutto quel ragionamento, che la concessione in realtà entra nella pancia anche della massa fallimentare, ma come salva la situazione? Sganciando, secondo me con una forzatura concettuale, il diritto di superficie che era stato contestualmente concesso in uno alla concessione, lo sgancia, e che cosa dice? È legittima la declaratoria di decadenza della concessione perché sei fallito, e già questo è dubbio, ma questo non legittimava in via automatica alla declaratoria conseguenziale del diritto di superficie e quindi rende e rendeva illegittimo l'adozione di atti autoritativi di sgombero del parcheggio attraverso il ricorso dello strumento dell'autotutela demaniale 823. Ora, qui c'è una forzatura concettuale, a mio modesto avviso, che però fa capire, no, che il giudice amministrativo, a differenza di questa risalente giurisprudenza in materia di cave e quant'altro, dove diceva, senza andare troppo per fallimento, decadenza, mi riprendo tutto, c'è molta più attenzione, perché in queste operazioni, e c'è ben esplicitato in questa, nella motivazione di questa sentenza, come in quella importante del porto di Imperia, la vedremo nella seconda parte, il Consiglio di Stato si rende conto che l'immobile, il parcheggio realizzato in forza del diritto di superficie, è l'unica garanzia degli enti finanziatori, nella logica del financing.
Se andiamo con la decadenza automatica, salta il sistema delle garanzie, sostanzialmente mettiamo una croce su queste operazioni di partenariato istituzionale e anche contrattuale pubblico-privato. Ecco quindi la forzatura concettuale. Va bene la declaratoria di decadenza, ma il diritto di superficie, entrando in pancia della società mista, essendo di fatto il conferimento dell'ente nella società mista, non te lo puoi con un atto di autotutela, non te ne puoi riappropriare, perché mi vai a violare anche la par condicio creditorum. Tu, creditore della società mista, ti fai giustizia da te, ti prendi l'unico valore economico, diritto di superficie immobile, e vai in deroga alla par condicio, oltre poi a pregiudicare i terzi che chiaramente hanno concesso gli istituti di credito e il finanziamento sulla scorta, chiaramente ipoteche, diritti, reali di garanzia e quant'altro. Questo è... Ora, come? In materia di codice dei contratti? Qua. Io volevo osservare questa cosa, scusami Luca, sì. Perché mai l'opera pubblica dovrebbe essere un minus rispetto al servizio pubblico? Cioè l'opera è pubblica nel senso che eroga... pubblica, dice. Sì, ma eroga utilità nei confronti... No, io ti dico anche la motivazione. Allora, il Consiglio di Stato ragiona proprio in questi termini, dice attenzione, c'è il diritto di superficie. Diritto di superficie, la costruzione è di proprietà è proprietà superficiaria, quindi la definisce espressamente come proprietà privata, e come proprietà privata, almeno in quella fase, perché poi è la scadenza della concessione, alla scadenza entra nel patrimonio, ma in quel momento dice diritto di superficie, proprietà privata, garanzia patrimoniale della società mista, che non può essere elisa unilateralmente con un atto di autotutela, perché appunto c'è anche l'affidamento dei creditori, i creditori appunto in forza della garanzia patrimoniale, certo. Però stiamo dicendo, scusami, sì, infatti, no. Questa è la soluzione pretoria comunque, Luca. Cioè, questa... sì, esatto. No, sì, però sì, in questo caso non c'è un problema di subentro nella concessione. Ha dichiarato la decadenza. Se quello che ha avuto la concessione, costruzione e gestione secondo il sistema, ha dovuto fare una gara in cui è arrivato prima, sì, e ha cominciato a costruire, poi fallisce, è la stessa situazione che si trova la costruzione. Allora, a mio avviso, la sentenza non tiene rispetto ai principi, ma, infatti, anche ma è una soluzione pretoria, perché il giudice si avvede che lì c'è un patrimonio che deve garantire il finanziatore e trova una soluzione che meglio si aggrada. Ecco. Assolutamente, sono d'accordo. Dal punto di vista teorico non tiene, perché nello schema generale, e mi taccio, lo schema resta quello: fallimento possibile, l'alternativa subentro, soluzione di continuità sul titolo, ma se salta il titolo concessorio, caducazione automatica della convenzione accessiva, salta il diritto di superficie, salta la proprietà superficiaria e saltano quindi gli eventuali rapporti derivati che c'erano anche in questo caso. Nella concessione dei Magnale abbiamo i contratti di ormeggio e qui abbiamo invece i contratti di utilizzo dei posti macchina. Quindi c'è anche un profilo di, come dire, di utilità concreta in una prospettiva di continuità aziendale, perché c'erano soldi che entrano lì, diciamo. Posso fare una domanda, Luca? Ma e se il parcheggio fosse non completo, non fosse stato completato, se ci fossero state le fondamenta e il parcheggio stava lì a deturpare il paesaggio, quale sarebbe stata la soluzione? Cioè il diritto superficie, come dici tu, diritto a quel punto va nel fallimento, no? Va nella massa attiva, ma chi prosegue l'opera? Chi la compie l'opera? Ma infatti io lì mi metto nei panni del curatore, a quel punto avrei lasciato, non chiedo di subentrare. Però questa è la dinamica economica, non giuridica. Cioè... No, anche giuridica. Però lo sforzo che secondo noi dobbiamo fare, anche il senso un pochino di questi incontri, no giudice ordinario, che il sistema deve funzionare. Stiamo litigando per noi, però. Come? No, però io in questo caso evidenzio che dal punto di vista della tenuta del paradigma qualcosa non funziona, ma è forte la sensibilità del giudice amministrativo, che è meno attrezzato anche a gestire questi risvolti economici, di farsi carico, a differenza del passato dove avrebbe detto la decadenza è un provvedimento discrezionale, a me non interessa, legittima la decadenza. È venuto meno la capacità tecnica, soprattutto quella economica, nessun problema, procedo poi. Invece ora siamo in una fase di transizione in cui sempre più in questo dialogo ci facciamo carico doverosamente, altrimenti questi strumenti non funzionano, ma la fatica è trovare
ecco, il punto di aggancio tra i due sistemi per farle funzionare le cose, altrimenti è un dialogo tra sordi. Se siete d'accordo, saltiamo un passaggio che avevamo convenuto e per chiudere questa prima parte della sessione affrontiamo, si correla quello che abbiamo appena, su cui abbiamo indagato, il rapporto tra le garanzie patrimoniali e i beni pubblici affidati in concessione. Cioè, mettiamo a fuoco la distinzione tra beni demaniali, patrimonio indisponibile che sia stato affidato in concessione e le opere. Cioè le opere che siano realizzate sugli stessi e che però sono suscettibili, l'abbiamo appena visto, di garanzie, per esempio in materia di porti, qui la distinzione è un po' labile, anche se l'avvocato Francia ha fatto riferimento a una serie di installazioni che contraddistinguono la concessione. Qui abbiamo un problema, nel senso che i beni pubblici affidati in concessione sviluppano, permettono all'imprenditore concessionario un'attività di installazione di ulteriori beni e sono poi su questi secondi, che sono beni realizzati dal medesimo, di ottenere garanzie che gli consentono attraverso i finanziamenti la permanenza dell'attività e che generano al momento della fine, al momento della vicenda concorsuale, una ridivisione, una ridistinzione tra titolarità dei primi affidati in concessione e le seconde. Come si articolano queste problematiche all'interno dei diversi settori? Forse se puoi continuare per... In realtà per me il cenno è abbastanza marginale nella materia specifica delle concessioni demaniali, perché la questione delle garanzie, dei diritti reali di garanzia, in particolare dell'ipoteca, si è posto in materia di concessione demaniale per la costruzione di porti e anche in questo caso sempre ritornano, quindi, perché lo schema è ricorrente, abbiamo evidentemente un soggetto terzo che iscrive ipoteca a garanzia poi del finanziamento che viene erogato proprio per rendere possibile la realizzazione di queste importanti opere infrastrutturali, quindi parliamo di investimenti davvero significativi e vi segnalo, perché è utile anche qui per vedere che tipo di ricadute queste questioni possono avere, è la vicenda del porto di Imperia. Quindi una problematica trattata con molta attenzione dal TAR Liguria, peraltro con conclusioni assolutamente condivisibili, lo vedremo poi nella seconda parte, sostanzialmente sposa la tesi della Cassazione, quella del 2009, quindi entra nella massa. Qual era qui il problema? Il problema era legato al fatto che in sede di contenzioso, giudice amministrativo, appunto, giurisdizione esclusiva, veniva impugnato il provvedimento di decadenza della concessione demaniale come effetto automatico del fallimento, su cui abbiamo già detto e lo vede. Una volta che decade la concessione demaniale, non c'è soltanto il fallimento, come diciamo, potenzialmente leso, quindi la massa dei creditori, ma ci sono anche i datori della garanzia, no? In questo caso gli istituti, i finanziatori, gli istituti di credito che hanno finanziato l'opera facendo affidamento su una serie di garanzie, nella specie era stata concessa, terzo datore di ipoteca, era stata concessa ipoteca sul compendio delle opere, no? Da realizzare in forza della concessione demaniale, diritto di superficie, ius ad edificandum, ecco. Ora, la questione è, ma è possibile, no, in queste operazioni, e specifico che parlo del settore codice della navigazione, quindi concessione demaniale, è possibile ottenere a garanzia del finanziamento di queste opere l'iscrizione di ipoteche su questi beni, considerando che si tratta di opere costruite sul demanio, ed è pacifico che si tratti di demanio. Ora, in materia di concessioni demaniali dobbiamo tenere presente che vi è una norma specifica del codice della navigazione, mi pare l'articolo 41-44, che proprio in forza della distinzione, o meglio in forza della considerazione che alla concessione demaniale si collega il riconoscimento della proprietà superficiaria e quindi il diritto di costruire in proprietà opere amovibili o non amovibili sul demanio, no? Il codice della navigazione riconosce la possibilità di scrivere ipoteca su questi beni costruiti sul demanio. La questione che si pone in questo settore è che non è sempre chiaro distinguere tra nuda proprietà e proprietà superficiaria, no? E quindi vi è il rischio,
per i terzi finanziatori, no, di vedersi scritta ipoteca non sul bene ricadente nella proprietà superficiaria, bensì sul bene demaniale. Ed è quanto è accaduto proprio nella vicenda del porto di Imperia. E perché? Perché questa problematica assume i connotati più spiccatamente critici proprio nella materia dei porti. Perché nella materia dei porti, considerando poi quella che è la definizione del codice della navigazione, l'articolo 28, il porto nel suo complesso è bene demaniale, quindi diventa sostanzialmente inutile la distinzione tra nuda proprietà e proprietà superficiaria, perché tutte le opere in addizione che io vado a realizzare di fatto, no, per la costruzione del porto, vengono con l'accessione, il principio di accessione, direttamente incorporate nel bene demaniale, per definizione tutto il compendio porto e bene demaniale. Quindi nel caso di specie è successo che anche a fronte del ricorso degli istituti di credito che contestavano la legittimità della decadenza della concessione demaniale, che in forza dell'effetto devolutivo, facendo venir meno il diritto di superficie, avrebbe fatto venir meno anche la garanzia patrimoniale, si sono visti di fatto una pronuncia sostanzialmente di inammissibilità per difetto di interesse. E per quale motivo? Perché il TAR ha rilevato che sostanzialmente non v'era interesse alla contestazione della declaratoria di decadenza, perché l'ipoteca era nulla per impossibilità dell'oggetto. Avete iscritto ipoteca su un bene demaniale, non c'entra la superficie, le addizioni, l'effetto devolutivo, il porto, ma a prescindere da quello che tu ci costruisci sopra, in base all'articolo 28 del codice della navigazione, bene demaniale, per definizione indisponibile e insuscettibile di vendita in sede di esecuzione forzata, e quindi sostanzialmente, no, mi fermo qui. L'ultima parte, cioè l'ultima riflessione su questo punto prima del break, le chiederei a Giulio Veltri con riguardo proprio alla filiera dell'edilizia, secondo la premessa che aveva già fatto. Beh, nel mio caso la questione è un po' più semplice, nel senso che nel mio caso ci sono norme specifiche in materia di ipoteca, in particolare di mutuo ipotecari. Stiamo parlando dell'edilizia residenziale convenzionata, per la quale l'impresa, prevalentemente le cooperative che si aggiudicano il fondo per potervi costruire sopra, per costruire accendono un mutuo e quindi ipoteca a garanzia. E l'ipoteca ha per oggetto il diritto superficiale, perché è espressamente previsto dalla convenzione, quindi non c'è un problema di carattere esegetico. Qui il diritto superficiale è espressamente riconosciuto e sullo stesso è evidentemente possibile l'iscrizione di ipoteca. Il problema qui, in caso di decadenza della concessione, è come dire, l'estinzione della garanzia per il venir meno del diritto di superficie conseguente all'estinzione. Però su questa questione c'è, come dire, una replica di carattere teorico, giuridico, e una replica di carattere pratico che probabilmente lo stesso legislatore ha fatto. Quella di carattere teorico l'ha fatta la Cassazione, specificando che i casi di estinzione di diritto di superficie non sono tutte le ipotesi di decadenza, ma esclusivamente la scadenza del termine della superficie. L'unica ipotesi in cui i due diritti si riuniscono e la ipoteca si estingue. Nell'altro caso c'è un'ipotesi di riunione per motivi diversi dalla scadenza, l'ipoteca non si estingue. Ma al di là di questa notazione, come dire, giuridica e esegetica, c'è poi una espressa disposizione di legge che dice che nel caso, e poi di questo parleremo perché fa un po' sorridere, nel caso di decadenza per qualunque motivo della concessione, e poi vedremo se rientra anche il fallimento, per qualunque motivo della concessione, l'autorità pubblica, l'amministrazione subentra nel mutuo e evidentemente subentra anche, come dire, come soggetto passivo di ipoteca. Quindi il paradosso in questi casi è che l'amministrazione, nel caso di decadenza, si vede tornare il bene indietro gravato da ipoteca e deve anche pagare il mutuo. Insomma, poi questa considerazione di sostanza è alla base di come poi viene affrontato in giurisprudenza il contenzioso in ordine ai rapporti fra fallimento e altro. Questo riguarda fallimenti e anche per i colleghi, sono moltissime liquidazioni
azioni coatte amministrative, con azioni civili riguardando appunto le cooperative, con contenzioso parallelo che ritorna al giudice ordinario. Poi. Ci vediamo fra un quarto d'ora.